Valentina porta lettere tra i vicoli di Roma e il recapito di Poste Italiane in gita alla scoperta dello storico Rione Monti. Strade strette dallo stile bohemien e classico, passeggiando si può sentire l'odore dei piatti tipici romani preparati dalle trattorie della zona. Rione Monti è il quartiere più antico della capitale, risale al 1743. Noi ci troviamo in uno dei vicoli, proprio cuore pulsante del quartiere, che si chiama Rione Monti proprio perché comprendeva tre dei sette colli, il Viminale, l'Esquilino e parte del Quirinale. Tutto questo la portalettere Valentina lo vive ogni giorno perché proprio qui consegna la posta. Da quanto tempo lavori in Poste Italiane e da quanto proprio qui in centro? Allora, la mia avventura ed esperienza per Poste Italiane inizia nel 2019 e adesso lavoro presso il Recapito di Roma Centro da circa un anno. La mia giornata tipo inizia alle 7.30 in ufficio, mi reco nella mia postazione, riordino la posta e le raccomandate, per le 9 esco dall'ufficio e arrivo qui nel quartiere di Rione Monti. Buongiorno, ecco la posta. Grazie. Arrivederci. Buongiorno, ecco la posta per la chiesa. Grazie mille, grazie. Buona giornata. Che cosa si prova a consegnare la posta in un quartiere centrale come quello di Rione Monti? Beh, sicuramente è bellissimo, da romana soprattutto, perché vivendo qua e avendo anche la possibilità di lavorare, di recapitare la posta a Rione Monti è sicuramente un privilegio. Nel tempo si creano dei bei rapporti con le persone, sicuramente mi piace tanto quando ho la possibilità ancora di recapitare le cartoline o magari delle lettere scritte a mano. E inoltre, da quando lavoro qui a Roma Centro, mi capita spesso di fermarmi e ad ammirare i posti e a scattare delle foto e mi sento una turista perché comunque non ti stanchi mai di Roma. Ciao Carlo, buongiorno, ecco la posta. Come va? Tutto bene? Tutto a posto. Tu? Tutto bene, grazie. Senti, ma già stai cucinando? Sì, stiamo preparando carciofi, roba. Allora vengo a dare un'occhiata. Ok. Che prelibatezza. Allora li vengo sicuramente ad assaggiare. Ok.